Bentornati sul mio canale, oggi facciamo la pizza di Pasqua al formaggio. Ottima per antipasti con salumi e formaggi. Allora, prima di tutto mettiamo a sciogliere il lievito nel latte a temperatura ambiente. Ci mettiamo un cucchiaino raso di zucchero per attivare il lievito. Prendiamo le uova e le sbattiamo. Mettiamo il sale, la noce moscata e se usate anche mezzo cucchiaino di pepe. Mettiamo l'olio. Il formaggio grattugiato. Mischiamo un pochino. Adesso mettiamo il latte con il lievito sciolto e incominciamo a mettere la farina. Abbiamo messo tutta la farina, adesso amalgamiamo bene. Lavoriamo un pochino per allisciarlo sul tavolo con un pochino di farina. Vi ricordo che gli ingredienti li trovate scritti nell'info box, la freccettina a destra sotto il video. Ecco, adesso lo facciamo riposare 30 minuti e poi le mettiamo nelle teglie. Le teglie le passiamo con l'olio e poi con la farina, come per il ciambellone. Le mie sono piccoline, diametro 14, altezza 9 cm e ce ne faccio due, quindi regolatevi con la misura che avete voi. Comunque l'impasto deve restare un pochino sotto la metà della teglia. Riprendiamo il nostro impasto, mettiamo sul tavolo. Adesso ci mettiamo in mezzo qualche pezzetto di formaggio. Potete usare la Emmental, fontina, provolone, quello che più vi piace, anche il pecorino fresco. Mettiamo qualche pezzo così. Ne lasciamo qualcuno per metterceli sopra. Dividiamo a metà. Naturalmente, se avete la teglia più grande, fate un pezzo unico. Pieghiamo. Ripieghiamoci con un po' di farina. Lo ripieghiamo su se stesso. Formiamo una palla. Andiamo a posizionare nella teglia. Adesso questi pezzettini di formaggio li andiamo a infilare sopra. Li piantiamo leggermente nella pizza. Ecco, adesso li mettiamo a lievitare in un posto chiuso e caldo. Il forno è l'ideale con la lucina accesa, fino al raggiungimento del bordo. Le nostre pizze hanno lievitato, ci hanno messo un paio d'ore circa. Adesso inforniamo con il forno già caldo, statico, 170 gradi, per circa 40-45 minuti. Dipende poi dalla grandezza della teglia. Se voi la fate più grande, naturalmente ci vorrà 5-10 minuti in più.
Dopo 15 minuti che abbiamo infornato le nostre pizze, vedrete che si cominciano a colorare un po' sopra. È meglio coprirle con un foglio di carta stagnola in modo che non si colorano troppo, diventano troppo scure. Le pizze sono pronte, adesso spengiamo il forno, le lasciamo dentro 3-4 minuti in modo che si asciugano bene. Possiamo lucidarle con un pochino di latte, quando ancora sono calde, così si asciuga bene. Con un coltello stacchiamo il formaggio che si è attaccato nella teglia e le tiriamo fuori. E le mettiamo a raffreddare su una griglia. Ecco qua la nostra pizzetta morbida e saporita. Alle prossime ricette. Ciao a tutti da Marta.